Allora, ritorniamo qui a parlare di mafia. È stata molto chiara Rosanna Bettela nello spiegare alcuni fenomeni che sono purtroppo sul nostro radicati. Io non sono d'accordo che siamo una regione che si gira dall'altra parte. Questa si chiama omertà ed è ciò che ha permesso e permette alla mafia di vivere in tutte le altre regioni. Bisogna dare sicurezza a coloro che vengono attaccati dalla mafia, cosa che spesso non succede. Sicurezza a chi denuncia e certezza di una pena severa. Questo scrive il nostro telespettatore. Allora, per dare la parola a Chiara Bonato. Chiara Bonato con noi? Segretaria? Eccomi. Eccola qua. Mi sentite? Senti, faccio commentare a lei il messaggio questa volta, così le do il là. Allora, intanto buongiorno a tutte e a tutti. Il messaggio è difficile da commentare perché in parte dice una cosa vera. Non credo che il Veneto sia diverso e migliore di altre regioni. Siamo l'Italia e quindi facciamo parte tutti dello stesso tessuto socioculturale. Credo però che sia sì fondamentale dare certezza nelle pene e dare anche quella sicurezza a chi denuncia i fenomeni mafiosi e chi denuncia intimidazioni o quant'altro. Va detto però che, come diceva anche prima Rosanna, quella che è cresciuta in questi anni in Veneto è una certa connivenza con il fenomeno mafioso. La scelta che abbiamo fatto come Vicenza e dell'iniziativa che faremo mercoledì 31 marzo sarà purtroppo solo una diretta Facebook. Chiedo alla regia se ci può mettere la slide che parla di questa iniziativa di mercoledì. Grazie. Sì. Il motivo per cui abbiamo deciso di fare questa iniziativa lo voglio riportare alle parole di Don Beppe Diana. Per amore del mio popolo non tacerò, e quello che abbiamo deciso di fare è quello di accendere una luce, un riflettore su quello che sta accadendo anche nel nostro territorio. È di qualche giorno fa la prima sentenza da parte del Tribunale di Vicenza in cui viene riconosciuta l'aggravante di associazione mafiosa per un reato. A testimoniare che anche nel nostro territorio la mafia c'è, esiste, e anche nel nostro territorio si è radicata, come diceva Rosanna, in maniera endemica. Perché lo SPI si occupa di questo? Perché lo SPI di Vicenza, ma lo SPI in generale si occupa di questo? Perché dobbiamo ricordare, lo accennava prima anche Rosanna, l'Italia ha 211 miliardi di economia non accertata e gran parte di questa si trova nel nord-est. Dobbiamo ricordare che tutta questa economia non accertata, di una buona parte di questa economia deriva da attività criminali, ma tutto questo sommerso ruba diritti ai cittadini, ruba diritti, i diritti della scuola, della sanità, nella costruzione delle infrastrutture, ci impoverisce e ci indebolisce tutti. Per questo vogliamo fare un focus preciso sul Vicentino. Io le do un dato. La mafia si infiltra soprattutto sul traffico dei rifiuti e sul riciclaggio del nero, del denaro sporco. Vicenza è una delle province più ricche, non solo del Veneto, ma d'Italia. La ricordo, la seconda provincia per export anche quest'anno, in un anno così disgraziato in Italia. E ha una percentuale di la popolazione, i cittadini vicentini che dichiarano più di 75.000 euro sono il 2,5% e sono quasi tutti dipendenti, lavoratori dipendenti, il che ci fa pensare che ci sia anche nella nostra provincia un sommerso e un nero che funge anche da richiamo, se vogliamo, alla criminalità, perché questo nero va fatto sparire, questo nero va riciclato, bisogna trovare il modo di farlo e, come si legge anche nelle sentenze, in numerose sentenze che ci sono state in questi anni, l'aiuto soprattutto dei casalesi, che sono bravi in questo, è stato ricercato direttamente dagli imprenditori veneti e vicentini. E quindi non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, mantenere viva l'attenzione, perché altrimenti, come posso dire, pensare di essere i migliori e quindi immuni da questo ci fa solo perdere risorse, energie e, ripeto, denaro pubblico, che soprattutto in una fase come questa dovrebbe essere invece utilizzato, forze e denaro pubblico, per uscire da questa situazione grave.
Assolutamente. Ci sono state aziende che voi avete avuto segnalazione che hanno chiesto aiuto, imprenditori che hanno chiesto aiuto perché si trovavano in gravi difficoltà? Che hanno chiesto aiuto alla mafia, intende? Sì, l'hanno sentito Rosana Bettella. No, sono pochissime. Infatti l'invito... No, sono anche nel territorio vicentino, sono pochissime, di cui noi abbiamo notizia. Okay. Poi i dati sulle aziende che hanno infiltrazioni mafiose invece certo, sono infatti c'è un invito diversi. Proprio esplicito che facciamo come CGL, lo ha fatto anche il nostro segretario generale Cristian Ferrari in Veneto, proprio un'altra trasmissione su questo tema sempre l'altro giorno, invitando proprio le organizzazioni datoriali, no? Le organizzazioni di impresa, eccetera, a impegnarsi di più su questo fronte, a veramente non si costituiscono per esempio parti civili nei processi, come mai? Come mai se si parla di inquinamento del lavoro, di imprese illegali? Allora, se io sono un'impresa legale, assolutamente voglio dimostrarlo, insomma, lo dico a gran voce, no? Faccio di tutto perché le imprese sane intanto vengano difese dallo Stato, no? e dalla società, diciamo, no? E vengano distinte, no? E non dobbiamo fare di tutta un'erba un fascio, certo. Ci mancherebbe, però ecco, un po' più forza da parte delle imprese datoriali. Ecco, c'è stata a Verona, hanno proprio fatto una consulta in Camera di Commercio in cui la perché siccome sono arrivati avanti dei processi importanti e questo radicamento si è visto che insomma c'è, ma è molto forte, perché Verona è una delle province più qui c'è più radicamento, c'è stata una consulta proprio in Camera di Commercio, come dicevo, in cui appunto imprese datoriali, sindacato, avviso pubblico, altre associazioni che si occupano di questa tematica, insomma, stanno dando da fare e non c'è dappertutto, non c'è, come dire, come presa forte di coscienza. Ecco, vorremmo un po' più di coraggio, ecco, rispetto a questo, perché assolutamente le mafie e il loro radicamento devono essere circoscritte, no? Devono essere subito denunciato quando c'è solo la parvenza, quando c'è solo proprio il sentore che c'è qualcosa che non va. Assolutamente. Chiara Bonato ha un altro messaggio, adesso così lo leggiamo insieme. Pensate che molti nella Riviera del Brenta sostengono che si lavorava meglio ai tempi di Felicetto e si era più sicuri. Proviamo tutti a riflettere perché. Chi di voi vuole commentare? Allora, vabbè, si fa riferimento alla banda Maniero, certo. Che è stata proprio accusata di mafia, perché era una mafia veneta, autoctona, come diciamo, anche se avevano comunque collegamenti con mafiosi di clan camorristici o ndranghetisti, adesso non ricordo esattamente. Sì, si dice che Felicetto desse soldi, però il problema è sempre là, no? Tu rincorri i soldi e trovi chi ci sta dietro. La mafia comunque arricchisce chi entra dentro al suo recinto, no? Chi diventa a sua volta mafioso. La mafia non è un Robin Hood o un cavaliere, insomma, che ridistribuisce ai poveri le ricchezze. La mafia arricchisce se stessa e chi c'è dentro, perché quello è il loro scopo e il loro obiettivo. Certo. L'arricchimento, la roba, ostentare sempre di più, e accumulano ricchezze ingentissime. Assolutamente, questo sì. Chiara Bonato, voi fate anche formazione di questo, sensibilizzazione, dopo ne parliamo anche a livello regionale con Rosana Bettella, ma per quel che riguarda Vicenza. Sì, intanto volevo un attimo rispondere al messaggio, sì, però sì, sì. Rientra anche sulla formazione nelle scuole. Può essere che chi collaborava con Maniero e con la mafia del Brenta avesse assolutamente delle facilitazioni. Devo decidere anche però in che
Stato voglio vivere, se voglio vivere in uno Stato di diritto o in uno Stato in cui a cui sono soggetto ad un mafioso, ad un uomo violento, ad un'associazione criminale. Credo che invece noi vogliamo essere cittadini di uno Stato, liberi cittadini di uno Stato libero, con i diritti che ci devono essere riconosciuti, non con regalie e prebende che invece ci vengono fatte dal mafioso di turno. Questo secondo me è il concetto centrale. E questo è anche il motivo per cui in questi anni abbiamo intensificato la formazione nelle scuole, che purtroppo da un anno è ferma. Lo SPI di Vicenza collabora con alcune scuole, non poche, nel territorio della provincia, nel fare una formazione di ragazzi che sia però una formazione continua, cioè una formazione durante tutto l'anno scolastico, tant'è che il progetto Sentieri di Legalità è inserito nel piano di formazione della scuola. E quindi è un progetto che poi ogni scuola segue su un determinato argomento e si conclude nell'estate con i campi della legalità. I campi della legalità sono venivano fatti a proposito nell'ex proprietà di Magnero e ad Herbin nel Veronese, dove si mettono insieme studenti e pensionati che lavorano insieme, lavorano proprio perché lavorano lì nel bene confiscato, e il pomeriggio invece studiano, imparano che cos'è la mafia, imparano come si sconfigge, come si reagisce alla mafia e soprattutto quali sono quei segnali subdoli e nascosti che possono farci capire che ci troviamo in una situazione di difficoltà. La cosa in più che ha fatto Vicenza e di cui siamo orgogliosi e a cui crediamo moltissimo è che questo periodo che i ragazzi passavano ai campi della legalità viene riconosciuto come formazione alternanza scuola-lavoro, che adesso non si chiama così, ha un altro nome, ma insomma il concetto è sempre quello. Partendo da un concetto che ci ha fatto seguire questa direzione, grazie all'aiuto anche di professori illuminati, è quello di dire che l'alternanza scuola-lavoro non deve formare solo dei lavoratori. L'alternanza scuola-lavoro ha un senso se serve per formare cittadini responsabili e quindi con il dettame costituzionale, se serve a formare cittadini consci dei propri diritti, dei propri doveri, del posto in cui sono. Quindi slegare la scuola dall'azienda, riportarla alla conoscenza, al sapere, e anche il sapere è quello che poi ci permette di essere liberi. Quello che dobbiamo ricordare è che la mafia non è libertà. La criminalità, vivere in un territorio che soggiace a regole mafiose, non è un territorio libero. Il problema che abbiamo avuto, e rispondo anche a una domanda precedente, in questo territorio, in Veneto e in tutto il nord, è stato l'accettare che questo è un territorio di mafia. Certo. Non è di molto tempo fa quando io devo l'ex interrompere un attimo Chiara Bonato. Allora, siccome è un argomento importante, noi stiamo sforando la pubblicità, io devo lanciare la pubblicità, ci ritroviamo tra poco insieme e concludiamo questo discorso, come accennando poi anche il discorso del riepilogo dei beni immobili e quant'altro. Quindi tra poco.